del quarto trofeo Fiera Cavalli e entrano in campo per conquistarsi il titolo del migliore, il Best in Show. Li abbiamo divisi in maschi e femmine, così abbiamo un trofeo per ognuno di queste categorie. E le prime ad entrare sono le femmine, quindi Futurity Femmina. Direi che sì, possiamo anche dire chi è, del resto hanno vinto e sono stati più che presentati nella mattinata, nella giornata di ieri. La Futurity Femmina è la numero 5, JFB Aima by Malakat. La puledra di un anno sarà numero 18, Jacqueline Alfarà. Le puledre di 2-3 anni sono numero 26, TF Esmeralda. E per le fattrici ha vinto la numero 52, TF Lady Royale. Entreranno queste quattro femmine. Lasciamo la regia a Gianluca con la sua splendida musica. La giuria è già in campo. Ecco che entrano. Ragazzi, ci hanno imbrogliato, si è presentata la prima ma è l'unica presente. Dobbiamo tirare le orecchie agli espositori, urgentissima la vostra presenza nel pre-ring, ci sono già i giudici in campo che vi aspettano. Trofeo Best in Show Femmine, abbiamo solo la puledra piccola, la Futurity, pronta nel pre-ring. Ci scusiamo con la giuria, ci siamo lasciati trarre in inganno dall'affacciarsi della Futurity nell'ingresso, invece non sono pronti. I campioni si fanno sempre attendere, però saranno bellissimi. La commissione disciplinare mi comunica che questa è l'ultima chiamata per la numero 5. Quindi manca la numero 5 nel ring. I giudici sono pronti in campo. Saranno forse 3, comunque dovrebbero essere 4 le femmine ad entrare in campo per il trofeo Best in Show. La 5 non c'è, quindi si parte dalla numero 18, puledre di un anno. La numero 26, TF Esmeralda, la puledra di un anno, è la numero 18, Jacqueline Alfarà. La numero 26, TF Esmeralda, 2-3 anni, categoria, e la fattrice, TF Lady Royale, il 52. Thank you.
si tengano pronti gli espositori con i maschi del trofeo Best in Show. Sempre 4 sono i candidati: il Futurity, lo Yearling, il 2-3 anni e lo Stallone. In campo, come vi ho detto, per le Futurity manca la numero 5, abbiamo la numero 18, Shaklina Alfarà, è nata nel 2014, quindi ha un anno, è nata da Magic Magnifique ZD Shaklin ed è di Master Joe Grimm. Per le Buledre di 2-3 anni, la numero 26, TF Smeralda, è figlia di Ayman Monishone e Balina Ebi ed è di Shazin Stad. E per le fattrici TF Lady Royale, la numero 52, di proprietà di Tripodi Francesco, è una figlia di Royal Color e Balina EB. Best in Show femmine, quarto Gran Premio Fiera Cavalli, TF Lady Royale, ed è la numero 52 che va a conquistarsi questo ulteriore trofeo messo in palio da Anica e da Ente Fiere Verona, ed è il trofeo Best in Show femmine. Sarà il dottor Marco Frezza, membro della commissione disciplinare, a consegnare il trofeo Best in Show femmine. Dove sono i proprietari di TF Lady Royale? Eccoli che arrivano, il dottor Tripodi Francesco e il suo staff. Vi ricordo che tutta la manifestazione è in diretta su webtv.arabianesses.com. 4 giornate visibili anche da chi non può venire alla 117esima edizione di Fiera Cavalli Verona. Trofeo Best in Show femmine dell'artista Mauro Malacarne, offerto da Anica. Consegna il geometra Marco Frezza. Dietro le quinte dovrebbero esserci già i maschi per il trofeo Best in Show che va a concludere questa seconda ed ultima giornata del quarto Gran Premio Fiera Cavalli. Alexander PC, SS Coronado Al Jamal, TF La Yade, TF Colors. Ed ora un applauso fortissimo per TF Lady Royale, presentata dal suo proprietario, Tripodi Francesco. Torna in mano al suo handler la vincitrice del trofeo Best in Show femmine. Congratulazioni. Ancora qualche istante e poi vedremo i maschi per questa ultima assegnazione, questo ultimo trofeo. Cavalli nati e allevati in Italia. Qualche istante di attesa, gli handler stanno recuperando, mettono nel loro box le femmine, recuperano i maschi, quindi ci vuole qualche minuto di attesa. Devono indossare la fascia del campione ai loro cavalli.
Ne manca solo uno che è in arrivo. Andiamo dalla disciplinare l'ok. Dovrebbero esserci, ecco, l'ok, l'ho sentito. Dottor Giampaolo Teobaldelli ci dà l'ok. I giudici di nuovo al lavoro in campo. Signor Mario Bonomi, precisissimo, mi è venuti ad accompagnare. È l'ultima categoria, sono i maschi, gli stalloni, c'è anche un futurity. Alexander PC, SS Coronado Al-Jamal, TF Al-Ayad e TF Colors per il trofeo Best in Show Maschi. Con il numero 14 Alexander PC, è figlio di Shanghai e A e di Farida PC, di Capizzi Francesco e Futurity. Con il numero 28 SS Coronado Al-Jamal, figlio di Cavalli SS Tadmore, proprietario Kahok Jamal Abdallah.
con il numero 32 TF Alayad, figlio di MM Fabrizio e TF Lady Royal, proprietario Shazin Stad. Con il 51 TF Colors, figlio di Royal Color e Nux Arondella, proprietario Shazin Stad. Il Best in Show 2015, quarto trofeo Fiera Cavalli, è il numero 51 TF Colors. Shazin Stad è proprietario di questo stallone nato nel 2008 da Royal Color e Nux Rondella, allevato dalla famiglia Tripodi Francesco. Ecco il dottor Giampaolo Teobaldelli in commissione disciplinare che va a consegnare il trofeo al Best in Show maschi di questa quarta edizione. Trofeo Gran Premio Fiera Cavalli, espressamente organizzato per i cavalli nati e allevati in Italia, in collaborazione con Anica e Ente Fiere Verona. Ed ecco l'allevamento Shazin Stad, che ha sede in Italia ora, ma che è dell'Arabia Saudita, e accompagna anche il dottor Tripodi Francesco, allevatore dei TF Colors, che si guadagna anche questo trofeo. Signori, con questa premiazione noi dobbiamo concludere questa seconda giornata di Fiera Cavalli e dobbiamo concludere il quarto trofeo, il Gran Premio Fiera Cavalli. Ma domani mattina, dalle ore 9, imperdibile il campionato europeo. Chi non potrà presenziare qui potrà collegarsi a webtv.arabianessence.com e seguire gli splendidi cavalli arrivati da tutta Europa per partecipare al campionato europeo in diretta. Io vi auguro una buona serata, un arrivederci a domani con chi tornerà in questo padiglione splendidamente abbellito dalla scenografia di Franco Zeffirelli con l'Aida